per due rapidi interventi a due donne della diaspora qui in Italia, due esperienze altrettanto significative. La prima viene dalla Val d'Aosta, attualmente si trova in Val d'Aosta, ed è Isocche, che ha una storia veramente interessante. Spero di non rubare tanto tempo, perché l'occasione di parlarne in giro per l'Italia l'ho già fatta, insieme al suo genio Bonetti, che ha parlato l'occasione di 13 febbraio della piazza a Roma. Io questa sala sono già stato, di portare le testimonianze delle ragazze vittime della tratta, dell'occasione della violenza contro le donne. Quello che mi sento di dire è questa campagna di non bere per la donna africana, le significate che hanno per le vittime della tratta, proprio quelli che loro le voce non le hanno, e loro in Italia vivono la situazione drammatica, anch'io alle mie spalle le ho subite. E posso dire, per noi questa campagna ha un'importanza molto grande. Questa importanza significa molto, significa non solo di motivo di riprendersi proprio e non si è proprio vita in mano, e significa per noi che noi nella realtà della tratta di essere umane, di essere clandestine, vittime allo stesso tempo, e noi esistiamo. Per le ragazze ritorno a casa per dire quante donne in queste settimane dall'Africa che sono mi hanno sentito, ho sentito il loro impegno, credo che il loro messaggio arriverà anche in Africa. Di questo io vi ringrazio in OPA, io vi ringrazio per questa occasione, io continuerò a promuovere insieme le vittime in Italia questa campagna, perché e loro desiderano ritornare quella donna africana che sono nata libera, semplicemente libera. Grazie.